Incompart è l'archivio dell'ufficio per il riconoscimento delle qualifiche e per le ricompense ai partigiani, un ufficio che si occupava di valutare le domande di coloro che avevano partecipato a vario titolo alla lotta di liberazione e che chiedevano il riconoscimento appunto dell'attività svolta. È un archivio molto importante, versato all'Archivio Centrale dello Stato tra il 2009 e il 2012 dal Ministero della Difesa. Questo è l'esempio di un fascicolo personale di un partigiano. Il richiedente ha allegato una foto della sua banda con i suoi compagni di resistenza. Si tratta della banda Castelli Romani. Il foglio notizie conteneva poi la qualifica assegnata al partigiano, in questo caso al partigiano combattente, che poi rappresenta l'esito finale della pratica. In questo archivio troviamo sostanzialmente la storia partigiana, la storia della generazione partigiana, cioè di tutte quelle donne, quegli uomini che si impegnarono nella lotta partigiana e che poi furono protagonisti della costruzione dell'Italia repubblicana. Si troveranno perciò gli antifascisti più noti, da Pertini a Saragat, a De Gasperi, a Carla Capponi, Lucia Ottobrini, Don Giuseppe Morosini o il colonnello Montezemolo. Troveremo personalità della cultura, dell'economia e della politica italiani come per esempio Carlo Lizzani o Renato Guttuso, per dirne solo alcuni, ma troveremo soprattutto la gente comune, cioè quegli uomini e quelle donne che diedero un contributo altrettanto importante alla lotta partigiana, spesso a costo della propria vita. È un archivio molto consistente che si compone sostanzialmente di due nuclei molto vasti. Uno schedario di schede nominative, circa 700.000, che oggi sono state interamente digitalizzate e sono disponibili sul portale Partigiani d'Italia. Questo portale è nato nell'ambito di un progetto finanziato dalla Direzione Generale degli Archivi nel 2017 in collaborazione con l'ICAR, l'Istituto Centrale per gli Archivi, l'Archivio Centrale dello Stato, l'Istituto Parri e la Scuola Normale Superiore di Pisa. In questi fascicoli si trovano le più disparate tipologie di documentazione. In questo caso il richiedente ha allegato la propria fascia di riconoscimento della formazione partigiana appartenenza, in questo caso del Partito d'Azione. Un'altra parte molto importante di questo archivio è costituita da circa 600 metri lineari di documentazione. Si parla di circa 4.000 buste. Si possono trovare in particolare fascicoli personali dei partecipanti alla lotta partigiana, che restituiscono anche preziose informazioni sulle motivazioni ideali che li portarono a impegnarsi nelle file delle formazioni partigiane. Troviamo anche le notizie più importanti sulle formazioni partigiane stesse, quindi relazioni sull'attività svolta, ruolini degli appartenenti, elenchi nominativi e quant'altro. Questo è il fascicolo relativo a una formazione partigiana, nello specifico la banda Rocca Sinibalda. Questo fascicolo, oltre a contenere le relazioni sulla attività svolta dalla banda, riporta anche alcune fotografie molto interessanti, nel caso specifico riguardanti il sabotaggio di un ponte nella zona di operatività della banda stessa. Chi volesse studiare il fenomeno resistenziale in Italia e la lotta di liberazione non può prescindere dalla consultazione del fondo Ricompart. Il Ricompart è richiesto per la consultazione pressoché quotidianamente, sia da parte di addetti ai lavori, quindi studiosi che cercano attraverso i documenti di ricostruire particolari aspetti del fenomeno partigiano, ma anche da parte di gente comune, privati cittadini, desiderosi di rintracciare le proprie origini anche attraverso questo tipo di documentazione e di ricostruire particolari storie familiari. Forse è proprio questo l'aspetto più interessante del lavoro di un archivista sul fondo Ricompart, cioè quello di poter contribuire a tenere viva la memoria di questo periodo così rilevante per la storia d'Italia e per la costruzione dell'Italia repubblicana e democratica.